Ciao a tutti e benvenuti. In questo video vi spiegherò come andare a creare delle animazioni in JavaScript. Le animazioni sono uno strumento davvero molto potente per andare a rendere i vostri siti web più dinamici e coinvolgenti. JavaScript è un linguaggio di programmazione molto versatile che possiamo andare a utilizzare per creare animazioni di qualsiasi tipo. In questo video le animazioni che andremo a creare saranno molto semplici per capire le funzioni e i concetti che ci sono dietro. Ovviamente però tutto quello che impariamo può essere applicato anche a contesti molto più complessi. Iniziamo con la prima casistica, ovvero l'animazione di un testo. Il nostro obiettivo è far comparire il testo da sinistra a destra. Per andare a creare questa animazione dobbiamo utilizzare la funzione animate. Questa funzione ci permette di animare qualsiasi proprietà di un elemento HTML. Nel nostro caso vogliamo andare ad animare la proprietà left dell'elemento HTML che contiene il testo. Capiamo quindi come lavora questa funzione animate. I parametri che prende in input sono 4 e sono i seguenti. Il primo si chiama properties ed è un oggetto che contiene la proprietà che vogliamo andare ad animare. Il secondo è duration e contiene la durata dell'animazione espressa in millisecondi. Il terzo si chiama easing e contiene la funzione di accelerazione utilizzata per animare la nostra proprietà. Infine l'ultimo è callback, essenzialmente una funzione che viene eseguita quando l'animazione viene dichiarata conclusa. Per andare quindi a risolvere il nostro primo esercizio, questo è il codice da utilizzare. Questo codice farà scorrere il testo da sinistra a destra in mezzo secondo, ovvero 500 millisecondi. Assolutamente da notare è l'accelerazione di questa animazione, che è lineare. Che cosa significa? Che la velocità di questa animazione è costante. Esempio numero 2, animare un'immagine. Questa volta vogliamo andare a far scomparire e ricomparire un'immagine. In gergo video potremmo definirla una transizione. Per andare a creare questa animazione andremo a utilizzare due funzioni, la funzione fade in e la funzione fade out. La funzione fade in si occupa di far scomparire gradualmente un elemento HTML. Ovviamente la funzione fade out fa il contrario e si occupa di far ricomparire l'elemento. Entrambe queste funzioni prendono due parametri. Il primo è la duration, sempre la durata dell'animazione in millisecondi, e il secondo è la callback. Anche in questo caso la funzione che viene eseguita al termine dell'animazione. Nel nostro caso possiamo quindi andare a utilizzare questo codice. Il risultato è l'immagine che scompare e ricompare in un secondo, mezzo secondo per scomparire e mezzo secondo per ricomparire. Potremmo dire che questa animazione è stata scomposta in due passaggi. Il primo è il fade in, che si occupa di far scomparire l'immagine, e quando questa animazione è conclusa viene triggerata la seconda animazione, ovvero il fade out. Proseguiamo e vediamo insieme il terzo ed ultimo esempio. Qui la complessità è leggermente più alta. L'idea è quella di andare a collegare due elementi, uno è un testo e l'altro è un bottone. Il bottone, se cliccato, andrà a triggerare l'animazione sul testo. Il testo in questione passerà dalla dimensione coerente a 500 pixel di larghezza. Con questo codice stiamo andando a linkare all'evento di click del bottone la funzione che si occupa dell'animazione. Per caso vi risulta familiare il codice che abbiamo all'interno della funzione che si occupa dell'animazione stessa? Diciamo che in teoria dovrebbe, perché è tecnicamente la stessa sintassi del primo esempio. L'unica differenza è che invece di andare ad animare il parametro left, stiamo andando ad animare il parametro width, ovvero la larghezza. Altra piccolissima differenza è la durata, non durerà più 500 millisecondi ma 1000 millisecondi, quindi di fatto un secondo. Ok, ricapitolando, in questo video abbiamo imparato a utilizzare tre funzioni, animate, fade in e fade out. Animate è leggermente più complessa e prende 4 parametri, fade in e fade out sono più semplici e prendono soltanto 2 parametri. Se sono riuscito ad incuriosirti e vuoi approfondire le tue conoscenze di JavaScript, ti consiglio di dare uno sguardo ai link di Aulab che ti lascio in descrizione. Spero davvero che questo video ti sia piaciuto e soprattutto che ti sia stato utile. Il video è finito e non mi resta quindi che salutarti ed augurarti una buona giornata.